Salve da Roberto Di Maria. Per Sicilia in Progress oggi vi proporrò un tutorial sull'itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano, in particolare sul macrolotto numero 1 che va dall'autostrada A29, svincolo di Castelvetrano, fino a Sciacca Ovest. Si tratta di un intervento particolarmente importante perché, come vedete da questa immagine, va a chiudere il cosiddetto anello autostradale attorno alla Sicilia in un'area particolarmente priva di infrastrutture. Proprio il tratto tra Castelvetrano, Agrigento e Gela, dove ad esempio non esistono in questo momento infrastrutture ferroviarie. La Castelvetrano Porta Empedocle è stata chiusa nel 1986 e tra Agrigento e Gela esiste un tracciato ma molto tortuoso. Vediamo in questa grafica in azzurro il tracciato completo fra Castelvetrano e Gela, e in particolare in rosso vediamo il tracciato della tratta in esame, del macrolotto numero 1, che parte appunto da Castelvetrano, dallo svincolo sulla A29 che vedete in verde, e la città di Sciacca in questo punto. Le ipotesi progettuali che andremo ad esaminare scaturiscono dalla prima fase progettuale, che ha studiato le varie alternative formulando il documento di fattibilità e il dossier di progetto. Questo dossier viene adesso messo a disposizione del dibattito pubblico, che sceglierà l'ipotesi da realizzare, che sarà poi sviluppata nella successiva fase progettuale 2. Vediamo il territorio che sarà interessato da questo intervento. Ci troviamo tra Castelvetrano nel Trapanese e Sciacca nell'Agrigentino, due città attualmente collegate dalla statale 115. Qui vediamo le ipotesi progettuali. L'alternativa 1 più a nord, che prevede un tracciato del tutto nuovo rispetto alla statale 115, l'alternativa 2 che prevede un tracciato che ripercorre la statale 115 riformulandone la sezione. All'interno di questa alternativa 2 avremo due sottoalternative che vedremo più avanti, quindi le ipotesi sono 3. Prevedono tutte le ipotesi una sezione di tipo B per strade extraurbane principali, al cui interno sono previste due carreggiate suddivise in due corsie da 3,75 m e una banchina da 1,75 m. Le carreggiate, una per senso di marcia, sono divise da uno spartitraffico di 3,5 m. Esiste anche una quarta soluzione, la soluzione 0, che consiste nel conservare lo stato attuale, qualora dovesse venire fuori che l'impatto ambientale è troppo elevato per giustificare l'intervento. Ecco l'alternativa 1 nel dettaglio. Si sviluppa prevalentemente in variante a nord della statale 115 e collega lo svincolo di Castelvetrano, quindi l'autostrada A29, con la statale 624 in questo punto. L'ultima parte del tracciato verso Sciacca consiste nella riqualificazione della statale 624, che è a carreggiata unica, realizzando una seconda carreggiata sulla destra. Complessivamente lo sviluppo è di 25 km 200 metri, 19 viadotti sono presenti lungo il tracciato, 3 sono quelli esistenti sulla statale 624 da adeguare, più 2 gallerie naturali e 4 gallerie artificiali. In ogni caso la parte prevalente del tracciato è quella in rilevato, cioè un tracciato sollevato rispetto al piano di campagna, o in trincea al di sotto del piano di campagna per il 70%. 6 svincoli sono previsti, oltre ai 2 all'estremità di Castelvetrano e Sciacca Ovest. Abbiamo gli svincoli in corrispondenza della provinciale 13, della provinciale 48, della provinciale 41 e della statale 624, che costituisce l'innesto tra la nuova arteria e la statale esistente, che va riqualificata. Vediamo anche il profilo longitudinale, segue sostanzialmente il terreno,
a parte la forte incisione del Belice, che prevede un viadotto al centro e due gallerie di accesso al viadotto. Più in là vediamo l'incisione del Carboi, che comunque viene seguita dal tracciato in maniera pedissequa. Ecco l'alternativa 2A, che riprende il tracciato della statale 115, semplicemente affiancando una carreggiata alla strada esistente, riqualificandola in strada di tipo B. Si tratta di 23,5 km e prevede anche in questo caso 6 svincoli. Oltre allo svincolo di Castelvetrano e di Sciacca Ovest, abbiamo quello in corrispondenza della statale 115 di Ramazzone, Partanna, provinciale 48 e svincolo di Menfi. Sono previsti viadotti per il 29%, non sono previste gallerie, e il 71% è in rilevato o in trincea. Questo l'andamento altimetrico, dove appunto vediamo anche in questo caso l'incisione del Belice e l'incisione del Carboi, che vengono superate entrambe con due arditi viadotti. L'alternativa 2B ricalca fedelmente l'alternativa 2A come tracciato. L'unica differenza è di tipo altimetrico e prevede l'abbassamento delle livellette per 15 metri in corrispondenza dei viadotti Belice e Carboi. Gli svincoli sono quelli che abbiamo visto prima. Qui vediamo il profilo longitudinale che ci permette di comprendere quello che verrà realizzato in questo punto all'altezza del Belice e in questo punto all'altezza del Carboi. I viadotti vengono abbassati, quelli esistenti vengono abbassati di 15 metri, questo per ridurre l'impatto ambientale dell'opera sul paesaggio. Ecco, a proposito di impatto ambientale, cosa è stato simulato per quanto riguarda l'alternativa 1, quindi la strada da realizzare ex novo, e qui vediamo infatti la presenza di questo viadotto, che tuttavia si nasconde abbastanza bene nel paesaggio. Vediamo l'alternativa 2B, che ci fa capire anche cosa succede nella 2A, dove sostanzialmente il tracciato rimane sull'attuale viadotto, siamo appunto sul Belice. Nell'alternativa 2B, ecco, la quota del viadotto viene abbassata fino a questo livello, che consente di avere una visuale del paesaggio più gradevole. Per quanto riguarda le opere d'arte, esse sono sostanzialmente costituite dai viadotti. Le alternative 2A e 2B, insistenti sulla statale 115, prevedono la riqualificazione di tutti i viadotti esistenti. Vediamo viadotti con lunghezze anche di 2 km, tramite la sostituzione dell'impalcato, quindi la parte superiore del viadotto che poggia sulle pile, con una struttura in acciaio e calcestruzzo, al posto dell'attuale struttura in calcestruzzo. Questo sarà fatto anche sull'alternativa 1 per quanto riguarda la parte che raddoppia la statale 624. Sempre per quanto riguarda i viadotti, si procederà al rinforzo delle pile esistenti, anche laddove nell'alternativa 2B queste pile saranno ridotte in altezza. Il consolidamento prevede un rinforzo delle fondazioni delle pile in esercizio, la realizzazione di fodere in calcestruzzo lungo il fusto di queste pile fino ad un'altezza di 15 metri dal piano degli appoggi, e un trattamento protettivo delle superfici in cemento armato per l'intera altezza della pila. Il confronto fra le alternative che abbiamo visto viene seguito attraverso dei fattori che sono indicati in questa matrice. Chi vuole può fare il fermo immagine e vedere nel dettaglio i fattori a uno a uno. Noi brevemente diciamo che dalle ultime tre colonne si possono vedere le valutazioni delle tre alternative attraverso questa colorazione. In rosso le valutazioni più negative, in verde quelle invece positive. Vediamo subito dalla colonna dell'alternativa 1 come questa alternativa presenti
la valutazione è più bassa, soprattutto è quello che riguarda ovviamente l'impatto con l'ambiente, in quanto il sedime del tutto nuovo, il consumo del territorio è sicuramente maggiore. Qualche svantaggio presentano le alternative 2A e 2B, perché insistono su siti di interesse archeologico, come vediamo nella terza riga, che evidentemente sono più marcati rispetto a quello che non avviene sull'alternativa 1. Questa slide mostra la seconda parte della matrice di confronto fra le varie alternative, vale quanto abbiamo detto per la prima parte. Faccio soltanto notare che mentre i costi di investimento sono superiori per l'alternativa 1 rispetto alla 2 e alla 2B, i tempi di realizzazione sono inferiori, nonostante la lunghezza del tracciato di alternativa 1 sia superiore. Questo perché esso insiste su un'area che non prevede interferenze con la viabilità esistente, e quindi può dare luogo a tempi di realizzazione più corti. Ecco, qui abbiamo la stima del traffico che parte dall'alternativa 0, cioè dalla situazione attuale al 2021, e poi prevede altri due step al 2033, quindi all'apertura in esercizio prevista di questa infrastruttura, e al 2043, quindi dopo 10 anni di esercizio. L'alternativa 0 ci dà l'idea del traffico esistente adesso, e quindi ci permette di fare un confronto. Si vede subito che c'è un incremento con la realizzazione delle alternative 1 e 2A e 2B, che comunque hanno valori di traffico molto simili. C'è una crescita dal 2021 al 2033 anche per l'alternativa 0, cioè non realizzando l'opera. Perché? Perché si tiene conto del completamento del corridoio stradale Gela-Sciacca, quindi dell'autostrada che prolungherà la 18 da Gela fino alla città del Trapanese. Questo ovviamente porterà un traffico indotto che incrementa il traffico esistente. L'unità di misura di questo traffico è il traffico giornaliero medio anno, che viene distinto per veicoli pesanti e leggeri. Vediamo che c'è una grossa differenza tra veicoli leggeri e veicoli pesanti, che rappresentano solo il 6% in tutti gli scenari del totale. Traffico giornaliero medio anno è la media del traffico nella giornata tipo. Chiaramente è un indicatore che poi risente e serve a dare un'idea generale, a classificare le strade, a capire qual è il livello di servizio, ma è sottoposto a oscillazioni anche molto grandi, soprattutto nelle ore di punta e in determinati periodi dell'anno. In questo quadro vediamo come è stata fatta l'analisi economica dell'intervento nelle tre alternative possibili. In pratica viene considerata la differenza tra benefici e costo nella situazione che prevede l'intervento, quindi a intervento realizzato, e la situazione che esiste, quindi il confronto tra benefici e costi qualora non venga realizzato l'intervento. Ripetuta questo confronto per tutte e tre le alternative, vengono a loro volta confrontate le alternative in questo quadro che vediamo qui. I fattori che si tengono in considerazione sono quelli che riguardano i costi di investimento e di esercizio, il valore residuo dell'opera, cioè quanto rimane, quanto viene stimata l'opera alla fine della sua vita utile, quello che concerne gli utenti, ciò che risparmiano gli utenti in percorrenza e risparmio di tempo, incidentalità, esternalità ambientali, e quindi la somma di tutto questo ci dà i benefici netti attualizzati. Da questo quadro si comprende, qui viene evidenziato, come l'alternativa 2A, che comporta meno impegno dal punto di vista dei lavori e ha sostanziale parità di benefici, è più conveniente rispetto alle altre. Ma ripeto, la scelta sarà fatta alla fine del dibattito pubblico, perché è anche giusto pensare che magari un'infrastruttura del tutto nuova prevista nell'alternativa 1 potrebbe essere più gradita da chi poi è interessato sul territorio a questo collegamento.
passando ai tempi, possiamo dire brevemente che i lavori dovrebbero essere conclusi con l'entrata in esercizio al 1 gennaio 2033 e il periodo che riguarda questo confronto è pari a 30 anni, quindi un orizzonte 2062. Tempi di realizzazione per quanto riguarda l'alternativa 1 sono più celeri, 4 anni e mezzo, 6 anni per quanto riguarda la 2A e 6 anni e mezzo per quanto riguarda la 2B. Bene, noi abbiamo concluso questo tutorial, vi invitiamo a seguirci sempre sul sito web siciliaimprogress.com, sulle pagine Facebook In Progress, Palermo In Progress e Catania In Progress, sul canale YouTube In Progress, dove trovate anche questo filmato e tanti altri, più di 400 che abbiamo già realizzato, oltre a quelli che vi proporremo in futuro. E se volete scriverci, in qualche modo collaborare con foto, filmati e quant'altro, idee, consigli, tutto quello che volete, potete utilizzare la nostra mail palermoinprogress@libero.it. Da Roberto Di Maria è tutto, con In Progress vi do appuntamento alla prossima occasione.